Attenzione alla Juventus che verrà. E sì, perché la Juventus si prepara per la prossima stagione, consapevole del fatto che l'attuale rosa non basta per poter ambire a vincere qualcosa di importante, soprattutto ad ambire a qualcosa di europeo. E sì, perché la Champions League è un'altra storia, la Champions League è una roba a parte, la Champions League richiede grandi giocatori. Ed è per questo che la Juventus si sta già muovendo e avrebbe strappato il primo sì, quello a Cup Miners. Ne parliamo oggi qui su FCM New Sport, e come sempre vi ricordo essere uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere totalmente gratuito. Vi basta iscrivervi al canale, lasciare like ai contenuti e dirci la vostra qui sotto nei commenti. Tra l'altro qui sotto in descrizione trovate tutti i nostri vari link, tra cui quello di Instagram, dove vi invitiamo a seguirci, anche perché lì trovate vari aggiornamenti costanti sulla Juventus e un contatto diretto anche con noi. Allora, andiamo alla notizia, perché se la Juventus ha un centrocampista ideale da poter mettere nel proprio centrocampo è proprio Cup Miners, un centrocampista che è il punto vero di forza dell'Atalanta di Gasperini ed è il sogno estivo ormai dichiarato da parte della Juventus. La vecchia signora chiaramente dovrà ha due pericoli fondamentalmente: il primo, che è la concorrenza; il secondo è sono le richieste, diciamo, dell'Atalanta, che per i suoi pezzi pregiati ha sempre chiesto tante. Però attenzione, perché la Juventus ha strappato un primo sì da parte dello stesso Cup Miners, che ha già in qualche modo fatto capire che l'interesse della Juventus è ben accetto, ha già dato un sì di massima alla Juventus, anche perché ha fatto capire che a parità di condizioni Cup Miners preferirebbe andare a una big italiana, possibilmente appunto la Juventus, e quindi eviterebbe volentieri l'avventura all'estero. Perché? Perché la sua famiglia ormai si è ambientata bene nel contesto italiano, chiaramente Bergamo, Torino, siamo là, e quindi lo spostamento non sarebbe troppo traumatico, e quindi lui, a parità di condizioni, anche per una questione familiare, preferirebbe rimanere proprio in Italia. Anche perché molto spesso, quando si parla di Cup Miners, beh, tutti abbiamo pensato: sì, ok, va bene che lo vuole la Juventus, però l'Inter non può pagare tanto, e quindi è difficile che l'Inter si possa inserire nella corsa per Cup Miners. Milan, forse idem. Attenzione però, perché ci sono le sirene della Premier League. Ma se tu già dici, o meglio, se già Cup Miners esclude la possibilità di andare all'estero, beh, le cose potrebbero andare in maniera interessante. Anche perché sarebbe stato proprio lo stesso procuratore di Cup Miners a consigliare questa soluzione al ragazzo. Perché questo? Perché il procuratore di Cup Miners sta consigliando questo tipo di soluzione anche in virtù del fatto che, se Cup Miners, che gioca in Italia ed è molto ben visto in Italia, continua a giocare in Italia, beh, questo cosa può voler dire? Può voler dire che in un'italiana Cup Miners sarebbe il centro del progetto del centrocampo bianconero in questo caso. Se vai all'estero c'è il rischio che diventi uno dei tanti. Cioè, Cup Miners in questo momento in Italia è considerato uno dei migliori centrocampisti che c'è in Italia. Però Cup Miners messo in un grande club rischia di essere uno dei tanti, perché non ha fondamentalmente lo stesso clamore, ecco, una stagione all'Atalanta vista all'estero piuttosto che vista proprio in Italia. Per cui sì, sono arrivate varie proposte dall'estero, ma lui sembra intenzionato a rimanere proprio in Italia. Quindi, da questo punto di vista, la Juventus potrebbe avere un po' più di garanzie. Tra l'altro lui da poco ha rinnovato il suo contratto proprio con l'Atalanta, portando la data di scadenza dal 2027 al 2028, questo per evitare il pericolo di poterlo vendere scadenze, e quindi tutte queste robe qua che consentono all'Atalanta di essere anche un po' più tranquilla, diciamo, tra virgolette, da un punto di vista contrattuale. Qual è l'offerta giusta del ragazzo? Beh, questa è la vera domanda che bisogna chiedersi, cioè quanto può valere Cup Miners. È chiaro che in questo momento l'Atalanta pretende una cifra tra i 50 e i 60 milioni, che è una cifra che addirittura l'Atalanta spera di poter far salire ancora di più, perché è chiaro che il giocatore comincia a interessare. Però, se è vero che il ragazzo vuole escludere ipotesi straniere, beh, l'asta potrebbe anche interrompersi fin da subito, perché non sono tante le squadre in Italia che si possono permettere un investimento del genere. Siamo chiari, anche la Juventus non si può permettere un investimento del genere. Però è vero anche che la Juventus ha due carte a suo favore. La prima, quella che può evidentemente, rispetto ad altre squadre, vendere tanti giocatori, perché il settore giovanile della Juventus sta proponendo grandi soluzioni. Cioè, la Juventus in questo momento è una società che dai giovani sta ottenendo davvero tanto, sta vedendo la valorizzazione di vari giovani che ti vengono al settore giovanile, quindi è come se ti arrivassero praticamente a zero, e da lì poi ti possono portare dei benefici.
E quindi questo è un aspetto interessante. L'altro e quindi facciamo degli esempi pratici. Baranecea, che fino allo scorso anno era un giocatore che veniva dal settore giovanile, l'anno prossimo potresti venderlo, facciamo un esempio, a 15. Lo stesso Sulè, che è un giocatore che personalmente secondo me dovrebbe rimanere alla Juventus, però diciamo che la Juventus deve monetizzare e di fronte a un'offerta a 40 milioni la Juventus ha preso un ragazzino a zero, lo vende a 40 milioni, è una soluzione, diciamo, da un punto di vista societario perfetta. Mi viene in mente anche Caio Jorge, che l'ultima partita sta facendo un po' peggio, però sta facendo comunque una buona stagione al Frosinone. Immaginate, la Juventus che lo vende anche soltanto per 10, l'ha preso per 2 milioni e mezzo, è già un'occasione. Ma potremmo citare anche Ealing, potremmo citare anche Miretti, potremmo citare anche Nicolussi Caviglia, potremmo citare vari nuovi che vengono dal settore giovanile, che se tu cominci a pensare a questi ragazzi come delle possibili, chiamiamole, plusvalenze, beh, questo è sicuramente un dato da considerare. C'è a chi addirittura pensa che invece per poter arrivare a accompagnare si possa arrivare a fare uno sforzo molto più importante, ad esempio Federico Chiesa. Qualcuno dice infatti, beh, hai Federico Chiesa che è una sorta di alter ego di Kenan Indis, che già ti ritrovi squadra, quindi paradossalmente vendi Chiesa a una cifra importante, paradossalmente potrebbero essere proprio quei 50 milioni che si ha all'Atalanta, e le spendi proprio per Kuhn Miners, cioè levi Chiesa e metti Kuhn Miners della serie. Hai già Kenan Yıldız, ti può rientrare su lei, quindi comunque offensivamente anche questi due giocatori, rinunci a un Federico Chiesa che nell'ultimo periodo sta un po' deludendo, ma dallo stesso tempo ti trovi un giocatore che è utilissimo per la Juventus. E poi soprattutto, altro aspetto da considerare è che proprio nella trattativa con l'Atalanta può inserire proprio uno di questi giovani per abbassare le richieste dell'Atalanta stessa. Ricordiamoci, ad esempio, qualche tempo fa si parlava di un Kuhn Miners, o meglio, di una trattativa in cui potevi inserire paradossalmente anche il cartellino dello stesso Sulè, per abbassare drasticamente la cifra. Quindi a quel punto avresti dovuto dare una ventina di milioni e non di più all'Atalanta per portarti Kuhn Miners. E poi l'altro aspetto interessante è l'ingaggio, cioè il ragazzo in questo momento guadagna non più di 2 milioni di euro dall'Atalanta. Questo cosa vuol dire? Che la Juventus potrebbe arrivare a offrirgli il doppio, quindi 4 milioni e mezzo. Ricordiamoci che la Juventus potrebbe liberarsi a giugno di due ingaggi importanti. Il primo sicuramente è quello di Alexandro, 6 milioni e mezzo. Il secondo potrebbe anche essere quello di Rabiot, da 7. Cioè ricordiamoci che la Juventus a giugno potrebbe salutare Rabiot, ma il suo ingaggio potrebbe essere, l'addio di Rabiot potrebbe essere agevolato al fatto che comunque risparmi questi 7 milioni attraverso una cessione. Quindi l'ingaggio te lo paga l'addio di Rabiot e Alexandro fondamentalmente, mentre il cartellino potrebbe essere pagato da dei giovani oppure da una cessione di un big tipo Federico Chiesa. Sta di fatto che comunque io credo che in questo momento proprio con Miners stiamo parlando di un giocatore che già è a quota 9 gol in 28 presenze stagionali. È un giocatore quindi che segna, un giocatore che ti porta gol da centrocampo, e i gol da centrocampo sono un evidente problema alla Juventus, non di quest'anno, degli ultimi anni in realtà, perché da tanti anni la Juventus ha parecchi problemi, dai tempi di Bentancur, Arthur e Ramsey, oggi con i Rabiot, Locatelli e compagnia cantante. Cioè questa Juventus segna veramente poco, e quei pochi giocatori che potevano segnare come Fagioli e Pogba sono venuti meno per questioni, diciamo, extracampo. Per cui il ragazzo che già quest'anno ha fatto 9 gol in stagione e che è uno che segna regolarmente, perché anche ai tempi della Z Alkmaar era uno che segnava con grandissima regolarità. Ricordiamoci le ultime stagioni proprio alla Z, lo aveva fatto prima di arrivare all'Atalanta 17 gol nella stagione appunto precedente alla prima all'Atalanta. Nella stagione precedente ancora aveva fatto proprio 16 gol, mentre nell'Atalanta prima stagione 4 gol, quindi diciamo così così, poi nella seconda 10 gol l'anno scorso, e già quest'anno è a quota 9 gol. Quindi per farvi capire, un giocatore assolutamente completo e che ti porterebbe quei gol che servono. Io ritengo in questo momento, senza ombra di dubbio, Kuparnes il miglior centrocampista in Italia, cioè secondo me è superiore anche ai Mkhitaryan, ai Barella dell'Inter. Io lo ritengo perfetto in questo momento per qualsiasi tipo di centrocampo, a maggior ragione per la Juventus che avrebbe bisogno di un innesto importante. Allora le domande che vi faccio sono diverse: la prima è quanto spendereste per lui, la seconda, rinunceresti a qualche giovane per lui, e soprattutto rinunceresti a qualche big per lui. Vendere Chiesa per Kuhn Miners è una soluzione che vi intriga? L'olandese è il nome giusto per il centrocampo? Insomma, apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.